rompere? Sì. Si ritorna in quel di Milan. Questa è tutta la parte estessina sotto. Però si sente proprio come assorbente. Invece di psichiatria. Quindi gli schemi. Quindi tanto vale che leggo. Leva il pollice da lì. Rompere? Sì. Leva il pollice da lì. Aprilo bene, apri i lati. Ti piace? Buongiorno, oggi è sabato 7. Oddio, io torno a Milano. Allora, così mi si vede meglio, devo dire. Perdonatemi la ripresa orribile, però. Aiuto, ho sempre paura di trovare qualcuno in parte del G. Quindi, diciamo, che mi evita, ecco. E nulla. Eccomi qua. Si ritorna in quel di Milan. Ah, vado. Ragazzuole, buongiorno. Sì, perdonatemi la mia capigliatura terribile. Io sono, oggi è sabato appunto, e niente, a dir la verità, vabbè, oggi volevo iniziare il weekly vlog tra oggi e domani, anche se non so che cosa farò sinceramente questo weekend, perché sarei voluta andare in fiera, però come se fa? Si può fare perché appunto Marco comunque sia col fatto dell'operazione eccetera è meglio che ancora, cioè un conto dici perché siamo usciti insomma in questi giorni qui ed è sotto casa più o meno la camminata per prendere un filo d'aria, però diciamo che stare in mezzo al caldo e al freddo in mezzo alla gente ancora secondo me non, cioè, è meglio evitare insomma per lui in questo momento. E comunque, appunto, io da giovedì, venerdì e oggi che è sabato mattina sono stata da lui e così almeno siamo anche stati un po' insieme, anche perché col fatto che io ho sempre lezione è un casotto, insomma. Ieri invece, ieri a pranzo sono andata a mangiare sushi, tra l'altro, se siete, cioè, o comunque sia siete delle zone brianzole, ad Esio c'è questo posto che si chiama Shabu, o Shabu, come cavolo si chiama. Dove ve lo giuro, cioè si mangia proprio un buonissimo sushi pazzesco. Infatti, cioè, la mia amica è stata super a portarmi lì. La della verità è sempre lei che mi fa scoprire sia a Seregno che ad Esio questi posti qui. Quindi buono, buono. No, veramente buono. Poi alla fine vi dico la verità, cioè io ho mangiato ma non mi sono sfracassata. Infatti ero dopo, sì è vero, mi era venuto sonno, tutto quello che volete, cioè comunque mi sentivo piena, però cioè sempre molto insomma con coscienza, ecco, non come quando di solito io e Marco andiamo a mangiare sushi che sembriamo due disperati che se ne escono, che praticamente scoppiano. Però questo posto qui è veramente buono. E nulla, insomma. Poi vabbè, a dire la verità, ieri mattina mi sono anche messa a studiare, poi ieri pomeriggio non ho fatto niente
E vi devo dire anche un'altra cosa, che praticamente finalmente abbiamo iniziato un telefilm nuovo. Questo telefilm si chiama Shooter, che tra l'altro è su Netflix, ma è bellissimo, ve lo giuro. Cioè, c'è tipo la prima stagione che secondo me è super, è sempre ambientato, cioè molto d'azione, diciamo così, di quelle robe tipo dove la gente si spara, dove la gente muore per la maggior parte delle volte, insomma tutte queste robe abbastanza, cioè nel senso, secondo me magari per alcuni potrebbe essere anche noioso, però dato che a me piace molto il genere, a Marco piace molto il genere, qua appena l'abbiamo visto, perché io già l'avevo visto quello, solo che l'ho sempre un po' bypassato come telefilm, e poi alla fine ho detto vabbè, volevo iniziare una cosa insieme a Marco e quindi aspettavo, no? E niente, appunto giovedì sera abbiamo deciso di iniziarlo e comunque sia ci siamo sparate delle belle puntate, insomma. Penso che vloggerò in generale a Milano, poi vabbè, a dire la verità, domani ritorno in pomeriggio appunto da Marco, però di solito lo sapete che quando comunque sono con lui non è che mi va, cioè non lo so, se non c'è molto da filmare e tutto, non è che mi metto a filmare, a fare, strafare, chissà che cosa, capite? E poi comunque sia, cioè preferisco anche godermi di più i momenti con lui. Di solito appunto se vlog è perché o sono da sola, oppure perché effettivamente magari sto facendo qualcosa che mi interessa condividere con voi, eccetera, però sono più le robe che faccio da sola, ecco, in generale. Spero che questa cosa non limiti, diciamo, i miei video, però vabbè. Ragazzuole, sono a casa finalmente. Allora, ce l'ho fatta. E devo farvi vedere due pacchettini che mi sono arrivati. Uno è il 20% di Sephora, che dal 2 al 20 dicembre penso che acquisterò qualcosa, non so bene se online, perché può anche essere che acquisti qualcosa online. E poi mi è arrivato questo pacco, che adesso, a dire la verità, l'ho già aperto, però volevo farvelo comunque sia vedere, aspettate. Allora, questo pacco qui finalmente mi è arrivato, che lo aspettavo, e sono praticamente quelle mutande assorbenti, ok, che fungono da assorbente. Quindi le proverò e poi vi farò sapere. Provediamole. Ecco qua, questo qui è il marchio. Sì, non badate alle mie unghie che fanno cagare. In teoria, vediamo se funzionano, in teoria dovrebbero funzionare. Questi sono i vari modelli che ritrovate. Io ho, vediamo quale ho. Ah, questa qui è una mutanda proprio, oddio, ma è bello spesso. Cioè, nel senso, è bello spesso, però non, in teoria non dovrebbe dare noia, ecco. È spessino sotto, però si sente proprio che è un assorbente, però non dovrebbe dar noia. E poi c'è l'altro che invece, dato che io non ho tanto il ciclo abbondante, perché prendendo la pillola non ce l'ho abbondante, e quest'altro modello è uguale, se non mi sbaglio, dovrebbe essere uguale, sì, e anche questo, no, anche questo super, cioè mi piace questa cosa. So che si possono lavare in lavatrice, ma io penso che li laverò a mano, quindi insomma. Vabbè, queste sono le mutande e io le avevo prese scontate sempre tramite il codice sconto della Rotten, della Valentina. Lo sapete che ormai lei mi fa spendere a palla, come non so cosa. Io ho deciso appunto di lavare a mano un attimino queste qui, vedere un attimino, penso che le lascerò così. E poi ho deciso, anche se non ho il ciclo, di provarle effettivamente, vedere. Ragazzi, buonasera. Allora, ho deciso che riprendo in mano la videocamera perché tanto appunto sono a casa e diciamo che non mi crea più di tanti problemi. Madonna mia, non guardate i miei capelli, ma li devo lavare domani, è sempre sabato. E niente, io ne ho approfittato per appunto montare dei video, quindi adesso si sta esportando. Volevo farvi vedere un attimino come funziona con l'editing qui. E guardate, cioè, questo è tutto il lavoro che c'è dietro quando si monta i video. Questa roba qui verde sotto è tutto l'audio che viene messo, qui i pezzi che vengono tagliati, i layout che vengono messi. E pensate che questo qui è una modifica molto basic, perché comunque è un weekly vlogmas, quindi non è, diciamo, un video, cioè è un video abbastanza standard, ecco. E poi qui c'è la cartella delle clip per domani, proprio perché domani ho deciso che monto anche questo vlog qui.
e tra comunque domani e dopodomani vedo un attimino, più che altro perché appunto penso che oggi è sabato sera, devo studiare. No, devo studiare più che altro che non ho fatto una mazza quasi oggi, quindi devo portarmi un po' avanti, volevo un attimo programmare e vedere un attimino che cosa mi aspetta durante la settimana. E niente, insomma, quindi questo è quanto. Sono stanchissima, ragazzi. Cioè, sono proprio. No, sono stanca e infatti ne parlavo con Marco anche ieri. È un continuo imperterrito di. Cioè, che ho sonno. Io oggi avrei dormito tipo fino a mezzogiorno, non è da me. Proprio perché purtroppo ho appena finito il tirocinio e avevo ricominciato subito le lezioni. Io non ho neanche avuto il tempo di mettermi nell'ottica e dire, oh mio Dio, cioè. Mi riprendo un attimo, no, non avevo avuto stacchi perché appunto, tanto per cambiare io avevo avuto anche l'esame che poi non ho passato e poi subito dopo le lezioni di nuovo, cioè, ma non è nemmeno passato un giorno di pausa, capito? Niente, ovviamente quando io inizio a vloggare la videocamera si scarica, ottimo, vabbè, comunque niente, io adesso invece studio un pochettino e poi noi ci vediamo più tardi. Se non più tardi domani, perché domani poi vi racconto che cosa faccio. Ebbene sì, noi abbiamo finito di studiare. Thank you.
Allora, ragazzuole, niente, io mi sono fatta delle belle orette di studio e sono andata avanti con appunto questo libro qui, fotocopiato, e niente, ho deciso di fare, perché a dir la verità questo libro l'avevo già letto tutto, però ho deciso di rifare un recap per questi prossimi 4 giorni. Mi sono suddivisa le pagine, sono tipo 40 pagine a volta al giorno e nulla, insomma. Aspettate che devo levare un po' di post-it vecchi. Questo lo devo fare domani, che è il 9. Questo lo devo fare il 10. Poi e l'11 devo fare l'ultima parte, appunto. Questo libro qui di infermieristica in psichiatria è veramente, veramente, veramente bello. Vabbè, io l'ho stampato, questa roba è da buttare, non fateci caso. Comunque sia, vabbè, io appunto mi sono messa anche i post-it lì. Volevo farvi vedere come mi trovo adesso bene. Cioè, quando ci sono le dispense o comunque quando ci sono i libri, io di solito appunto do una prima rilettura, seconda rilettura e poi tipo, per esempio, la cosa importante qui sono le leggi. E mi sto scrivendo tutte le leggi nei post-it, che poi alla fine è sempre il mio solito metodo. Però di solito lo faccio su... Oh, yeah. Di solito lo faccio sugli appunti. Ho visto i miei appunti di infermieristica in psichiatria, però sinceramente non ho intenzione di stamparli, perché praticamente li lascerò in formato PDF su GoodNotes, dove è il mio iPad. Appunto, proprio ieri le ho lette, già ho già fatto tutto quello che dovevo fare e quindi mi sono detta, vabbè, cioè, cosa mi serve a fare? Non mi serve a niente in questo momento. Aspettate, se riesco a trovare l'iPad ve lo faccio vedere, vi faccio vedere come l'ho impostato. E ho deciso appunto di tenere i miei file, così a meno che appunto non abbia dispense, mi serve stamparli effettivamente, ho deciso di tenerli così. Guardate, vedete, questi qua sono tutti i miei appunti. Contate che tutti questi appunti qui sono praticamente le stesse cose che vengono dette nel libro. Vabbè, però qua in più mi ero segnata tipo le domande, ma già me la sono letta, mi ero segnata le cose più importanti su un foglio, che adesso non mi ricordo più. No, non su un foglio, qua dentro. In questi post-it qui giganti, quelli giganteschi fatti così, le domande più frequenti, le domande possibili, insomma. E niente, diciamo che però la parte di, vabbè, a parte che mi piace parecchio tutta questa parte qui, e anche tutta la parte degli psicofarmaci, io non so se si legge, vabbè, era una parte che io avevo già fatto per il tirocinio, no? Forse non ve l'avevo detto che appunto sono stata di recente in tirocinio di salute mentale. La neuropsichiatria infantile invece è una parte che devo rivedere, perché ecco, quella lì non devo rivedermi un po' tipo le varie patologie, e la relazione d'aiuto e l'empatia la devo un po' approfondire, perché forse non ve l'avevo detto, volevo fare la tesi appunto nell'ambito della salute mentale, però non voglio spoilerare niente, vi farò sapere. Quindi piano piano sto mettendo in questa cartella del terzo anno di infermieristica tutti i miei vari appunti. Questa è tutta la parte invece di psichiatria, quindi la parte clinica, che è lunghissima, cioè adesso non mi ricordo quante pagine siano, sono 48, non so sinceramente se le stamperò, perché ho deciso per quest'anno, vediamo se riesco, vabbè, un po' per mancanza di tempo, perché l'esame è abbastanza imminente, e poi perché dato che è inutile che io mi metta a stampare queste cose qui, se poi dopo in questi fogliettini, in questi post giganti, mi metto a fare gli schemi, quindi tanto vale che leggo, lo salvo in formato PDF come ho fatto prima, lo metto qua in GoodNotes, me lo leggo, me lo sottolineo da qui con appunto la penna. Mi sono fatto un programmino, quindi questo qui è il mio programmino che devo seguire, vediamo se riesco a seguirlo. Vorrei anche farmi la doccia, mi sono andata a fare la spesa e mi hanno abbandonata qua, però ho intenzione di andare dopo dai cinesi qua sotto casa mia, perché vorrei prendere un ognometto.
piatto da portare su a Marco, perché non so se l'avete visto nel weekly vlog, nella parte finale, c'era appunto l'ognometto che abbiamo preso appunto da lui, cioè per casa sua, insomma, e che è bellissimo tra l'altro perché ha le gambe che si allungano e vorrei vedere se c'è una gnometta femmina da abbinarci insieme. Non lo so, però se c'è lo glielo devo prendere, tanto qua a casa non so neanche se faremo l'albero di Natale quest'anno. E vi volevo dire che sì, sembra che io abbia praticamente i capelli super unti perché stanotte ho messo l'impacco che di solito faccio con un trattamento che di solito si mette appunto durante la notte di Vrochè, che in teoria dovrebbe comunque sia nutrire parecchio i capelli. Io, ovviamente le punte avendole decolorate di recente le ho super secche e si ritorna alle origini praticamente, cioè alle origini. Ho sempre avuto i capelli decolorati ormai dal 2015 a quest'anno, quindi diciamo che per un periodo sono diventata nera, però alla fine insomma mi sono ridecolorata. I miei capelli resistono perché resistono, il problema è che comunque sia sono decolorati, vabbè. Ieri sera, tra l'altro, volevo farvi vedere che mi sono anche rifatta le sopracciglia. Ultimamente me le faccio da sola, però stavo aspettando una mia amica per andare insieme da Benefit e farcele insieme. Anche un momento per vederci, però adesso vediamo se riusciamo ad organizzarci. Non mi ricordo se ve l'ho detto prima. Sono riuscita a levare il semipermanente, ho sistemato bene o male le unghie, settimana prossima me le faccio fare. Ho anche sistemato i piedi che... Cioè, di solito i piedi, almeno io non li considero mai, però di solito metto uno smalto che mi rimane su per 2 mesi e poi mi dimentico totalmente dei piedi. Vabbè, però insomma, le ho sistemato, ho sistemato anche i piedini. Comunque ragazze, volevo dirvi che dal calendario dell'avvento sto utilizzando questo bagnoschiuma che tra l'altro è veramente veramente ottimo, strabuono, lo adoro. Poi volevo farvi anche vedere che ho quasi finito questa maschera perché penso che sia tipo più di una settimana che utilizzo questo campioncino, se si può dire così, comunque questa mini size. Non mi ricordo neanche da quanti ml è. Che cazzarola sta scatola? 30 ml, eccolo qua davanti. E niente, appunto, in teoria dovrebbe nutrire i capelli e tutto, quindi è ottimo, soprattutto proprio perché ho veramente le punte secche ultimamente. Devo farvi vedere invece uno shampoo che sto utilizzando perché alla fine non ho più ricomprato lo shampoo solido. Devo ancora vedere uno shampoo solido che mi piaccia perché quello lì che avevo vecchio di Lush non lo fanno più, cioè ci sono delle profumazioni che veramente mi fanno venire la nausea e le odio. Comunque sia, questo è uno shampoo che ho preso tipo alla Lidl e mi piace tanto, cioè comunque pulisce anche proprio bene bene, due passate e top. Balsamo utilizzo sempre questo, a dire la verità questo lo condivido con mia mamma e l'ho ricomprato perché me l'avevano inviato un po' di tempo fa, ma l'ho finito. E dato che ci eravamo veramente trovati bene, questa qui è una linea super di Vrochè, l'Anti-Pollution, e veramente i capelli sono super morbidi. Che ci tenevo a farvi vedere, ma questo è veramente da mesi che lo utilizzo, guardate. È quasi praticamente finito. È l'ultimo, prima dell'ultimo risciacquo con l'acqua fredda, applico questo qui, che è un, vabbè, qua c'è scritto Rinsing Vinegar. E rende tipo i capelli super lisci, super luminosi e super morbidi. Quindi questo qui è proprio come ultima applicazione da utilizzo e veramente mi ci sto davvero trovando bene. Guardate, l'ho quasi finito e penso che anche questo lo ricomprerò. Questo mi era stato inviato, però appunto col fatto che mi sta per finire ho deciso di ricomprarlo. Vi faccio vedere invece per il corpo che cosa sto utilizzando. Questo qui sempre dal calendario dell'avvento di Vrochè, che penso che voi possiate trovare perché è quello lì a edizione limitata periodo natalizio, insomma. È alpino ed è buonissimo. L'unica cosa che mi piace relativamente, cioè nel senso mi piace l'odore, mi piace perché nutre, però non si assorbe subito, cioè dovete andare a massaggiare per bene, soprattutto sulle gambe, sia sul corpo che sui capelli, che è un olio secco della Nuxe. Face Body Hair, quindi a dire la verità va bene per tutto. L'avevo comprato quest'estate e io questo lo utilizzo sempre. Lo utilizzo sempre perché, anche se magari non lo faccio vedere spesso, lo utilizzo sempre soprattutto per le punte, soprattutto perché adesso sono decolorata e poi tipo, non so, per le ginocchia, i gomiti, le nocche o comunque anche solo banalmente le mani. C'è veramente nutre tantissimo questo olio e unge relativamente proprio perché è un olio secco, quindi super consigliato. Ok?
Questa videocamera a volte mette fuoco male. Volevo utilizzare questo qui che lo devo finire, della Chica Pear, ed è il siero della Dr. Jart. E io con questo siero qui mi ci trovo veramente bene. E mi piace parecchio, insomma. In qualsiasi tipo di crema, però lascio respirare la pelle, perché comunque non è che dite ho particolari problemi. Invece di giorno tendo comunque ad utilizzare la crema. Allora, o utilizzo questa qua in combo, tipo di solito questa qui la utilizzo come base prima del fondotinta, ma dato che oggi non ho intenzione di truccarmi, non mi interessa, utilizzo questa qui, che è appunto una crema viso idratante di Clinique. Ok, una volta applicata, io di solito faccio un leggero massaggino, nulla di così tanto troppo dentale, oh, così ho anche la pelle abbastanza idratata. Con le labbra, sapete che io ho sempre il problema delle labbra, di solito applico il Cica Plus, ma quello lo metto dopo. E invece volevo citarvi il mio deodorante. Questo qui è un deodorante che c'è sempre a casa perché lo usa anche mia mamma, ed è un deodorante dell'Erborario. L'inci non è perfetto, ve lo dico già, perché di solito io utilizzo questo, aspettate. Io di solito utilizzo questo qui, che non si vedrà nemmeno, vabbè, comunque sia, questo è Bergamotto Eline della Schmilz, ed è a un inci praticamente naturale del 100%. L'unica cosa che non mi piace di questo deodorante è che macchia tantissimo i vestiti, cioè è vero che mi dura tutto il giorno e non mi crea problemi, ma macchia veramente tantissimo, quindi tendo a non utilizzarlo sempre, oppure addirittura tendo a non utilizzare nessun tipo di deodorante. Ma quindi adesso io vado ad asciugare i capelli e niente, noi ci vediamo dopo. Li asciugo sempre con la mia spazzola, questa qua. Ormai per quando sono a casa asciugo sempre i capelli con questa, e che per me è stata veramente una rivoluzione. L'unica cosa un po' negativa è che ogni volta mi devo sempre ricordare di levare tutti i capelli quando finisco di utilizzarla, perché appunto sì, cioè rimangono comunque un po' su. Contate comunque che io in questo periodo ne perdo anche parecchi, insomma, però è super approvata, cioè veramente tipo i 33 euro, quanto mi è costata? 33-34 euro spesi nella miglior maniera possibile, cioè veramente acquisto dell'anno. Ragazzuole, allora io volevo concludere solamente il weekend vlogmas, più che altro perché cioè non ho più filmato niente, ma mi sono anche resa conto che comunque sia avevo già filmato un sacco di roba, e quindi infatti adesso dovrò vedere che fra la macchinetta, le riprese col telefono, saranno venute tipo una marea di clip. Io adesso sto andando da Marco e da domani appunto inizia invece il weekly. Che fatica registrarsi vlogmas, comunque sia, cioè dovete perlomeno un minimo cercare di orientarvi, perché sennò anche solo con le clip ci si confonde un casino. Comunque prima sono andata al China sotto casa, dopo se riesco vi metto la clip. Allora, sono appena stata dal China sotto casa mia, guardate cosa ho trovato. Tra l'altro, cioè, questa cosa si può modificare, è anche abbastanza alto, devo dire, cioè pensavo fosse più basso. Sì, dai, ci sta. Ecco. Ho preso uno gnomo amico per Ugo. E infatti non vedevo, cioè nel senso, non vedevo l'ora di trovarne uno decente. Poi ho trovato questo qui super trash, tutto con le paillette dorate. E nulla, quindi vabbè. Alla fine appunto ho deciso di prenderlo, ma tra l'altro, cioè, non l'ho pagato neanche tanto, perché Marco invece quello è un po' più grosso in effetti, che, con le gambe che si allungano è più grossino, e quello addirittura lui lo voleva tenere tutto l'anno in casa, che effettivamente ci sta. Poi ne ha un altro più piccolino che tiene tipo sulla mensola, con le gambe che sono però molli, che quindi appunto è come se stesse seduto. Bello, cioè nel senso, non è che vorrei riempire la casa di gnomi, però sono carini. Tra l'altro, tipo, vi racconto questo piccolo aneddoto, che praticamente nelle Filippine gli gnomi, gli effetti, le cose lì non sono ben viste, nel senso che da me vengono chiamati tipo duindi, e che in teoria ti inducono tipo
nella mala sorte, tipo una cosa del genere. Adesso vi dico mala sorte perché non so dirvi effettivamente che cosa fanno al 100%. Io so solo che tipo a volte mettono anche delle caramelle per terra per cercare di convincere i bambini a venire con loro. Questi sono un po' detti che vengono, che ci sono da me, insomma. Cioè, no. Vabbè, ragazzuole, io continuo la mia strada che qua è ancora lunga. Tra l'altro, cavolo, non pensavo di trovare traffico oggi. Vabbè, niente, noi sicuramente ci vediamo in un prossimo vlog. In un prossimo vlogmas.